Eccoci collegati, buon pomeriggio a tutti, qualche minuto di ritardo, ma ci siamo ed eccoci qui per questo pomeriggio da trascorrere assieme per parlare naturalmente di certificati e lo faremo in compagnia di Leontech. E pertanto do immediatamente il mio benvenuto e saluto calorosamente Anna Berto e Pietro Saccomandi. Ciao. Buonasera a tutti, ciao Pierpaolo, grazie mille per i saluti che ricambiamo. Buonasera a tutti, il nostro primo webinar nell'ufficio nuovo di Milano, quindi siamo emozionati. Grazie davvero per essere connessi con noi, è sempre un piacere poter condividere qualche spunto, sia con Pierpaolo sia con tutti voi. Come sempre vi invitiamo a porre qualsiasi domanda relativa chiaramente ai nostri certificati via chat che Pierpaolo controlla. Se non dovessimo riuscire a guardarle oggi tutte le domande potete sempre scrivere a noi e anche a Pierpaolo in un secondo momento. Ricordo giusto la nostra mail infoitaly@leontech.com e lascio la parola a Pietro. Buonasera a tutti, buonasera Pierpaolo. Direi che possiamo procedere. Ti lasciamo la parola per fare la solita introduzione. Grazie ad entrambi e devo dire che questo ufficio milanese, anche se ancora non è perfettamente attrezzato, la connessione per ora funziona benissimo. E tra l'altro anche con un escamotage, ma comunque per ora vi vediamo e vi sentiamo benissimo. Allora, intanto vi mando i saluti di chi ha già scritto e quindi a tal proposito ricordo a tutti coloro che eventualmente fossero alle prime esperienze con questi webinar che è possibile interagire proprio con il pannello sulla destra del vostro monitor, potete fare domande e cercheremo di rispondere a tutti. Il webinar è in fase di registrazione e poi ecco, vedo già un paio di domande e segnalazioni, fra poco ci arriviamo. Ah, prima di partire, consueto approfondimento di giornata, allora, innanzitutto, cosa sta accadendo? Oggi giornata importante, ricordiamo minute della Fed questa sera, pertanto si andrà insomma a scoprire un po' quale potrà essere l'atteggiamento, in particolare quello che si sono detti nell'ultima riunione della Federal Reserve e quindi quali potrebbero essere le reazioni e soprattutto le mosse per le prossime riunioni. Dal punto di vista dell'andamento dei listini azionari, intanto per quello che riguarda gli Stati Uniti, in attesa appunto c'è un po' di cautela, Nasdaq meno 0,28, un po' leggermente più pesanti, ma insomma nell'ordine di un decimo di punto S&P e Dow Jones. Ricordiamo che proprio da ieri sembra essere iniziata una fase di inversione di quello che è stato il trend che ci ha accompagnato per circa per più di un trimestre, quasi insomma a partire da febbraio, in realtà, che è quello che ha visto prevalere i titoli value e vendere i titoli grow. Da ieri sembra essere cambiata un po' la musica, abbiamo visto comunque un Nasdaq tonico e i titoli value invece essere un po' più venduti. È certamente presto per dire questo, però questo potrebbe essere stato innescato anche da dinamiche legate all'atteggiamento che potranno avere le banche centrali nei confronti di un'economia che sembra dare dei primi segnali di allarme per quello che riguarda una potenziale possibile recessione. In quel senso si tornerebbe ad acquistare prevalentemente titoli tech e quindi titoli grow. E il Nasdaq oggi, devo dire, sebbene con qualche storia alterna, effettivamente sta mostrando anche oggi un po' più di tenuta. Altre notizie per quello che riguarda il mercato sempre azionario, oggi pesanti titoli cinesi, le ADR cinesi, si torna a parlare nuovamente di lockdown e quindi di chiusure e oggi pagano nuovamente le ADR cinesi, da NIO passando per Pinduoduo, iQIYI e così via. Quindi Cina che dopo aver corso molto nelle ultime settimane tira un po' il fiato. Per quanto riguarda l'Europa, importante oggi la reazione, per ora almeno, per quello che riguarda il nostro listino, anche se non riesce a ritornare al di sopra dei 21.000 punti, o almeno non in maniera, vediamo proprio come sta andando a chiudere, 20.920. Sarebbe stato importante tornare al di sopra i 21.000. È pericolosa questa situazione per il FTSE MIB perché
sembra aver disegnato esattamente una sorta di pullback, cioè c'era 21.050, era un livello di supporto importante. Adesso non so se ce l'ho qui da qualche parte, l'avevo disegnato prima, ma credo che nel frattempo sia stato cancellato. Comunque 21.050 punti era un supporto importante che durava da diversi mesi e la rottura di ieri, oggi il massimo a 21.050 è una chiusura più bassa. Quindi attenzione perché potrebbe essere un campanello d'allarme per una prosecuzione in ribasso per quello che riguarda il FTSE MIB. Notizie di oggi, un paio e poi andiamo avanti. EDF, è arrivata la notizia che lo Stato francese sembra essere più che intenzionato a nazionalizzare EDF. Pertanto, il titolo EDF, lo vedete, sta trainando al rialzo anche il CAC 40 più 2%, e EDF che nel corso della giornata quindi si è impennata non appena è uscita la notizia, lo vediamo, eccola qui, poco dopo le 15:30 e chiusura più 15%. Nazionalizzazione da parte dello Stato francese, una notizia veramente importante che ha messo un po' di buon umore, un po' tutti i titoli del settore, tant'è vero che anche la nostra Enel, che è storicamente ormai purtroppo cronicamente debole, è riuscita a recuperare, anche se proprio in chiusura mi sembra sia andata a cedere qualcosa, e lo vediamo questa chiusura in area più 1,95, è arrivata finalmente a recuperare qualcosa. Altra notizia uscita poco prima che iniziassimo il webinar riguarda invece il petrolio. Petrolio, non ho letto proprio bene perché veramente stavo cercando di collegarmi, però petrolio che sembra essere una uscita notizia a parte degli Stati Uniti, di una sorta di cap al petrolio russo. Adesso devo leggerla bene, devo dire la verità, però questo ha permesso di recuperare quei un paio di dollari scarsi dopo il nuovo ribasso importante che era uscito, il nuovo ribasso che si era verificato, che aveva spinto il petrolio in area 94-95 dollari. Questo è il generico, poi dipende dalla scadenza per quello che riguarda il WTI. Ora un tentativo di recupero in atto, notizia comunque che ha rimesso un po' di denaro sul prezzo del petrolio. Domande, ecco, ce n'è una da parte di Paolo che ci dice: verrà delistata EDF? Ah, Paolo, io non so, naturalmente è uscita oggi pomeriggio, quindi non ci sono gli elementi per poter fare già delle previsioni, però effettivamente se dovesse essere confermato, come vediamo qui anche dalle notizie, che il governo francese entrerà appunto nel 100% del capitale e quindi nazionalizzerà EDF, a quel punto nazionalizzandola verrà delistata. Questo dovrebbe essere così. Ricordiamo, proprio così, stiamo andando a lanciare solamente delle ipotesi perché è tutto da verificare, però se così dovesse essere e quindi dovesse essere addirittura delistata, poi a quel punto, tipicamente, e non riguarda i certificati Leonteq, pertanto non chiedo neanche un parere ai nostri amici Pietro ed Anna, perché tanto vorrebbe dire lanciarsi in previsioni su cose che non sono ancora assolutamente certe. Però di solito per i certificati su single stock, quindi sola azione EDF, si procederebbe a una liquidazione anticipata e quindi a un rimborso anticipato. Per i certificati su basket di solito si procede a una sostituzione. Però al momento, se così dovesse essere, ripeto, la notizia di oggi è l'intenzione di salire al 100% di EDF, a quel punto credo che si procederebbe a un delisting. Anna, Pietro, non so se volete aggiungere qualcosa, avete magari qualche notizia in più di me o comunque avete letto qualcosa in più? Beh, per quanto concerne EDF, siamo in accordo con te. Dobbiamo un attimo, quello che hai detto è effettivamente quello che succede normalmente e che probabilmente si verificherà anche in questo caso qualora fosse tutto confermato. Ecco. Quindi su questo non ci sentiamo di aggiungere altro per No, il momento. immaginavo, però sai com'è, a volte Poi, no, è quattro chiaro. occhi sono meglio di due in realtà, quindi Poi magari. chiaramente. Se dovesse verificarsi quanto appunto hai anticipato, verrà chiaramente tutto pubblicato sul nostro sito, vi sarà la notifica, e quindi sarà tutto comunque reso chiaro e disponibile agli investitori finali direttamente dal nostro sito. Ricordiamo che comunque voi avete dei certificati su EDF, pertanto, insomma, la Sì. notizia potrebbe effettivamente interessare. Tra l'altro, proprio Sicuramente. prima di iniziare, stavo dando un'occhiata a quello che c'era in circolazione e ne avete più di qualcuno, insomma, di certificato con EDF sottostante. Lo possiamo vedere qui direttamente dal sito e Sì, ci sono diverse situazioni che 33 mi paradossalmente verrebbe da dire. esattamente 33, ben 33 e tra l'altro
adesso così, ma proprio approfitto di questa notizia freschissima, pertanto prendetela veramente così, tanto per quello che può valere. Stavo facendo un po' di analisi su qualche certificato e ho visto che ce n'era qualcuno che aveva la barriera intorno agli 8,80, 9 euro di ETF, che è il livello che è stato recuperato in chiusura. Sai, alla fine, se quello fosse magari un po' l'intenzione di listarla e ha già recuperato la barriera di 9, potrebbe essere magari un buon indizio per puntare su qualcosa che è rimasto un po' più indietro, però è veramente l'ho buttata lì adesso. Certo. Va bene. Allora, abbiamo tante cose da dirci, quindi direi di passare direttamente al dunque, anche perché ci sono nel frattempo anche alcune domande su qualche ISIN, vedremo se riusciamo a recuperarle. Ma prima voglio immediatamente iniziare a parlare, perché abbiamo selezionato più di qualche prodotto, iniziare a parlare un po' del tema più caldo forse del momento, anche se ce n'è più di uno, perché tra il settore bancario che è decisamente debole in questo periodo, quello energetico, però si è tornati a parlare in maniera abbastanza prepotente di certificati con protezione del capitale. Questo perché, così, giusto per contestualizzare, sappiamo tassi di interesse al rialzo per far fronte a quello che è lo scenario inflattivo sia negli Stati Uniti che in Europa, pertanto rendimenti che crescono e quindi nuove proposte a capitale protetto che iniziano ad essere decisamente più attraenti rispetto al recente passato. Pertanto voi vi siete tra l'altro immediatamente lanciati in questo segmento nel quale ci siete sempre stati, ricordo anche in tempi non sospetti delle ottime soluzioni a capitale protetto, però oggi è possibile andare a lavorare su capitale protetto e partecipazione. Cioè, cosa vuol dire? Quindi, da una parte metto un freno alle potenziali perdite, addirittura annullando il rischio di perdite grazie alla protezione totale, dall'altra posso partecipare all'andamento positivo di un sottostante azionario. E pertanto vi chiederei di iniziare a parlare proprio di questa novità. Assolutamente, come hai anticipato tu, si riesce nuovamente a costruire prodotti, soluzioni con capitale 100% protetto anche in euro e questo grazie al rialzo dei tassi. Di conseguenza anche noi siamo riusciti insomma ad attivarci, ad allinearci, ad emettere varie soluzioni. Per tanti anni direi ce le avete chieste e spesso non riuscivamo a raggiungere, anzi probabilmente quasi mai, la protezione totale del capitale. Infatti in passato abbiamo emesso soluzioni magari con protezione 90 o 95 in euro, mentre in dollari qualche volta siamo riusciti ad arrivare a 100, e ora invece in euro siamo in grado appunto di proporre delle nuove emissioni che hanno la protezione del capitale, il livello di protezione del capitale al 100% a scadenza. Li abbiamo messi anche nella home page, proprio in evidenza, ed è quello che vediamo appunto sullo schermo che Pierpaolo sta condividendo con noi. Qui abbiamo le nostre ultimissime emissioni, ne abbiamo appunto varie su singolo sottostante e siamo partiti con gli indici perché comunque diamo la possibilità di avere una partecipazione a scadenza sull'indice di riferimento del prodotto. E poi abbiamo anche invece qualche prodotto, ne abbiamo uno in particolare su un paniere diversificato, quello che vedete che ha più sottostanti, e ne abbiamo anche messo invece uno di recente sul fondo Pinco, che a noi piace tanto. Quindi insomma c'è scelta, c'è varietà, continueremo le nostre emissioni di prodotti a capitale protetto in euro. Abbiamo ricevuto appunto, come dicevo, tante richieste e stiamo cercando di accomodarle, di accogliere quello che è il feedback degli investitori e poi di uscire con delle proposte che possano incontrare le esigenze. Sono prodotti chiaramente... Ne prendiamo certo. Uno, Anna, così magari andiamo a vedere. Allora possiamo scegliere, come si può vedere qui direttamente... Passiamo dall'Eurostock. Esatto, come ci sono arrivato, giusto per dare un'idea, qui nel sito di Leontech è facilissimo, certificati in evidenza, cliccate, evidenziate, capitale protetto con partecipazione, ci sono questi 7 strumenti, andiamo sullo Eurostock 50 e così cerchiamo di capire un attimo, detto che dovrebbe essere tutto molto semplice, ma comunque vediamo assieme. Esatto, allora questa è la pagina prodotto, noi chiaramente ce l'abbiamo per qualsiasi prodotto emettiamo, dove vi sono le principali informazioni relative all'ISIN. Qui vediamo che si tratta di un prodotto a 5 anni con una protezione
l'AISIN l'ha sottolineato Pierpaolo, con una protezione del capitale a 100%, partecipazione sulla performance positiva del sottostante, che in questo caso è l'Eurostock 50, la partecipazione viene pagata a scadenza, fino a un cap del 130. Abbiamo dovuto inserire un cap perché sennò a livello di pricing non funzionava comunque il prodotto. Detto questo, è un grande, diciamo, step up rispetto a quello che riuscivamo a offrire fino a qualche mese fa. Vediamo sotto, come in tutte le nostre pagine prodotto, l'andamento del prezzo del certificato e sotto l'andamento del sottostante, che è appunto l'Eurostock, perso da quando l'abbiamo emesso, però ripeto che il prodotto è a capitale protetto e quindi anzi adesso si può acquistare probabilmente lievemente sotto la pari, quindi potrebbe essere interessante anche per questo motivo. E, è molto semplice, trovate diciamo uno dei prodotti più forse facili, di più facile comprensione, e quindi trovate anche la documentazione comunque ufficiale sempre sul nostro sito. Qui andiamo a vedere il CEDLAB come ce lo analizza. Sì, esatto, così possiamo darci anche un po', possiamo fare un'idea di quello che può essere lo scenario. Come vedete è tutto verde perché si compra sotto la pari, siamo appunto a un prezzo di circa 990 euro, pertanto in qualsiasi scenario non si potrà andare male, quindi non si perderanno soldi. In questo scenario il rendimento minimo è dello 0,19 annuo e c'è la possibilità di salire dietro l'indice, però in questo momento effettivamente magari non in maniera lineare, proprio perché l'Eurostoxx 50 è in questo ribasso di 10 punti, mentre il certificato si compra poco sotto i 1000. Allora, quello che mi viene da dire è chiaramente che, ad esempio, c'è Davide che dice scadenze lunghe. Allora, ricordiamo anche che quando si parla di protezione del capitale è difficile andare su scadenze inferiori ai 5 anni per trovare del rendimento, nel senso che se ci metti una barriera puoi andare pure a 3 mesi, ma se vai su protezione del capitale, oggi per quanto i tassi siano saliti, è difficile poi riuscire a mettere protezione e partecipazione all'andamento dell'indice. E quindi la scadenza credo che non sia quello il problema, cioè i 4 o 5 anni sono fisiologici, anzi devo dire che sono anche molto meno di quelli che si potevano trovare fino a qualche tempo fa. Probabilmente qui, Anna, io ti introduco quella che in realtà non è arrivata ancora come domanda, ma è una mia considerazione, cioè quanto incide il funding di Leonteq su questa struttura? E con Leonteq non mi riferisco solo a Leonteq emittente, mi riferisco più che altro magari alla Svizzera come paese, perché voi credo che abbiate un funding legato al rischio paese. No, dovrebbe essere così. Quindi quanto incide questo rispetto ad esempio a un analogo prodotto emesso da un emittente italiano? Perché poi vi spiego perché la domanda. Innanzitutto, se potete, certo, darci ti rispondo io. Allora, innanzitutto, purtroppo noi storicamente non abbiamo mai avuto un funding pazzesco, e questo ci ha sempre aiutato ben poco quando si andava a strutturare prodotti a capitale garantito. Per darti un'idea indicativa, abbiamo un funding di 50 bips all'anno in euro al momento. Quindi che cosa vuol dire? Che su 5 anni parliamo di 2,5 punti, è purtroppo poco. I nostri competitors italiani invece hanno dei funding che sono molto più alti dei nostri. Questo non ci ha mai aiutato tantissimo ad essere ipercompetitivi sui prodotti a capitale garantito. Ora, che dire, in questo periodo internamente si sta considerando la possibilità di aumentarli, e quindi un aumento anche di 20 bips comunque su 5 anni diventa un punticino che un effetto ce lo può avere sulla qualità del prodotto. I tassi di interesse sono quelli che ci stanno aiutando e che stanno rendendo possibile questa strutturazione, perché sono degli aumenti molto più significativi. Per esempio, ultima cosa che ti posso dire, noi lavorando anche con IFG, i livelli di funding di IFG sono molto simili a quelli di Leonteq, sono addirittura più bassi, a memoria ti direi 40 bips di funding attualmente. Quindi insomma, questo è il motivo per cui innanzitutto tutti i prodotti a capitale garantito che abbiamo fatto li abbiamo fatti con Leonteq, perché essendo più un funding product, sì, funzionerebbero ancora peggio, quindi chiaramente cerchiamo di migliorarlo. A livello di emittenti, sì, questi sono i livelli che noi abbiamo a disposizione al momento. Sì, ecco, e per ricondurci alla tua domanda. Scusa, sì, vai. No, per ricondurci appunto alla tua domanda iniziale rispetto ad emittenti italiani, siamo comunque con un funding più basso, ecco, questa è la verità.
Vorrei tradurre Quindi naturalmente per chi è un po' meno pratico e un po' meno addetto ai lavori che cosa vuol dire questo. Io vi ho fatto appositamente la domanda perché, ad esempio, c'è una domanda che dice: ma questi prodotti hanno una partecipazione al rialzo, ad esempio, superiore a 100? Non mi sembra, o sì, qualcuno ce l'ha forse? Mi La partecipazione sembra ha che siano tutti tutti a sul 100? 100, però comunque basta darli a Sì, sono vedere, tutti al 100, sono tutti al secondo me. 100, possiamo guardarli velocemente. Perfetto, magari si può, si, esatto, poi si possono Sì, sono tutti al aprire. 100. Ricordo sul Pinco avevate qualcosa in partecipazione in leva, ma erano altri tempi e forse non era neanche protetto. Erano outperformance Esatto, probabilmente. esattamente. Allora, perché ho fatto questa domanda? Appunto, perché vorrei chiarire questo aspetto. Quando si parla di protezione del capitale, è un lavoro di strutturazione ben diverso dai prodotti con barriera. Nel senso, il prodotto con barriera, anche lì è importante il funding, ma quando lavori su probabilità di rottura delle barriere, poi alla fine entra in gioco molto più prepotentemente l'aspetto legato alla volatilità dei sottostanti. Pertanto, che il prodotto venga emesso da FG o piuttosto che da Leontech o da qualsiasi altro emittente, le differenze ci possono essere, ma non sono così significative. Quando invece si va a lavorare su protezione del capitale, che è un equivalente di un'obbligazione fondamentalmente, cambia se io i soldi li presto a un emittente solido, percepito come solido sul mercato, o li presto a uno che invece viene percepito più rischioso. Ecco, quando si parla di funding basso, che quindi non consente di andare a strutturare prodotti che abbiano partecipazioni in leva senza cap, durata di 3 anni, faccio esempio. Ecco perché? Perché vuol dire che il mercato ritiene, cioè paga il rischio di una Leontech o di una IFG molto basso. Questo è il problema. E quindi paradossalmente è come dire: siamo percepiti troppo bene sul mercato, troppo solidi, e non riusciamo ad andare ad abbattere quello che è il costo di strutturazione facendo leva sul funding. Questo è un po' la traduzione. Quindi poi all'atto pratico naturalmente ognuno valuta quanto il prodotto sia in linea con quello che sono le proprie aspettative, ma il motivo per cui abbiamo queste caratteristiche e per cui non sono mai riusciti Leontech a fare cose 100% protette fino a qualche tempo fa, perché con il solo funding non ci riescono. Tutto qui, quindi per spiegare che paradossalmente non è una questione di volontà e che sono percepiti troppo bene sul mercato. Questo è un po' il paradosso. Non so se volete aggiungere qualcosa. No, è un discorso, sì, complesso che magari non sempre emerge quando si parla di prodotti a capitale protetto subito, quindi questa è un'ottima occasione per insomma, farlo presente anche ai nostri ascoltatori, soprattutto chi magari non è appunto abituato a sentire parlare di funding, quindi è un tema da considerare. Comunque, giustamente Mirko ci ricorda che non crede di aver visto mai scadenze inferiori ai 5 anni sui capitali protetto. Probabilmente proprio in questo periodo si riesce a trovare qualcosa anche sui 4 anni, però siamo lì, 4 o 5 anni. E va bene, allora, questo per quanto riguarda i capitali protetto. Ah, stavo facendo vedere adesso anche l'altro legato al FTSE MIB, dove abbiamo in questo momento l'indice a meno 14 e quindi bisogna recuperare questo gap per poter avere un rimborso superiore a 1000, e oggi il certificato quota 980, quindi c'è questo minimo rendimento dato proprio da una protezione a 100. Non so se c'è qualcosa forse sulle commodity, come sta messo l'indice in questi giorni, forse è sceso un pochino, anche sì, meno 12, anche questo. Sono tutti un po' sotto, no? Non c'è, no, o Sì, forse questo invece è un quello col basket. paniere, esatto, è un paniere equiponderato, quindi insomma questo dovrebbe cercare di leggere un pochino meglio, ecco. A parte l'oil, A parte questo è un l'occhio. prodotto molto interessante. Avevamo fatto una campagna di marketing simpatica dove lo chiamavamo tutti frutti, perché in linea di massima tu vai ad investire un po' su di tutto. Hai 3 indici azionari, hai 2 commodities, hai un ETF che investe sul real estate americano. Prende la media, quindi bisogna sempre considerare la media e non il peggior sottostante. Chiaramente il WTI, il momento in cui l'abbiamo strutturato, era la componente che aveva il forward che si abbassava di più e quindi ci dava la possibilità di abbassare il costo dell'opzione totale, dell'opzione sui sei sottostanti. Infatti il cap, adesso a memoria, dovrebbe essere del 140%. 140.
Esatto, è abbastanza alto considerando che comunque parliamo di indici abbastanza volatili. Per esempio, l'iShares Real Estate è tra i sei la componente più volatile, più costosa da inserire all'interno del paniere. Poi, insomma, nel giro dei prossimi 5 anni chissà che cosa succederà. Quindi, diciamo, la nostra idea era fare un prodotto molto commerciale, molto retail, dove tu avevi una protezione totale del capitale a scadenza e andavi lungo su tutti i temi di investimento più interessanti. Comunque, diciamo che è un bene, ovviamente, in questo caso, che abbiate fatto il basket equi pesato, perché questo meno 23%, che se fosse stato un borse off, naturalmente, certo, avrebbe già indirizzato l'andamento. Scoraggiato tutti. Sì, diciamo, in questo caso si fa diviso 6, si smussa con gli altri, e quindi si è in perdita, sì, ma credo non più di 4 punti e mezzo, 5 forse il basket. Adesso l'ho fatto veramente così velocemente. Quindi è un basket che, e infatti, tra l'altro, il prezzo dell'Ettera è addirittura superiore alla pari, 1010 in questo momento. Ecco, qui incide anche un po' l'andamento dei tassi su questi prodotti, perché probabilmente i rendimenti che sono leggermente scesi in queste ore, in questi giorni, forse hanno spinto un po' al rialzo il prodotto. Adesso vado così a ipotizzare. E, comunque, il livello strike 100%, protezione totale cap 140, e questo sì, ti dà modo un po' di esporti un po'. Ecco, qui è vera la diversificazione, cioè nel senso, perché se fosse stato un worst off è un po' farlocca, come si vuol dire, perché tanto ti agganci del tal peggiore. Invece, avendo un basket equi pesato, tutti pesano allo stesso modo, diviso 6, e quindi ok. Va bene, quindi questo era un po' per quanto riguardava il capitale protetto. Direi che c'è la possibilità di poter spaziare con Eurostoxx 50, FTSE MIB, SMI di Zurigo, quindi giocare in casa, e il Eurostoxx Select Dividend, che tra l'altro credo che sia quello che in questo momento ha anche, nonostante la performance sia in linea con gli altri, meno 12 è più o meno la stessa performance del FTSE MIB e degli altri, però lo vediamo un po' più basso, a 969, e questo credo che sia per effetto del fatto che vengono stimati più dividendi da staccare fino alla scadenza, e quindi abbassa un po'. E vedo che anche quello che è il cap più alto, però. Esattamente, esatto. Il motivo è perché chiaramente la call option sul dividend costa di meno per i dividendi che possiamo utilizzare per scontare la call, diciamo. 170%, qui c'è lo spazio in prospettiva, da qui a 5 anni dovesse risalire il mercato, di guadagnare bene. Che sai, forse a volte il cap, quando è posto a 120-130, ha un doppio impatto, no? Quello a scadenza, che tu dici non posso guadagnare più di 30 punti, ad esempio, e anche nel durante, perché quel cap che non è troppo alto rispetto allo strike ti rallenta la reattività del prodotto e non ti permette magari di salire rapidamente. Quando ce l'hai a più 70, intanto sulla carta puoi guadagnare anche 70 punti, e poi questo permette al certificato di avere un delta, una reattività un po' più alta. Quindi io direi che forse tra tutti, per quanto i dividendi possano essere un po' più alti, forse questo sul Select Dividend lo vedo molto più interessante. Lo compri più basso, hai il cap più alto, è più o meno a meno 12 come gli altri, quindi mi sembra effettivamente quello un po' più interessante tra tutti come pricing, questo così a sensazione. Sì, diciamo che un po' di investitori la pensano come te, almeno l'abbiamo visto così sui volumi. Immaginavo, sai, perché comunque alla fine uno dice ok, la protezione, però voglio pure avere la possibilità di cavalcare un eventuale rimbalzo da qui a 5 anni, avere un cap più lontano ti consente di farlo. Ora io vi giro una domanda di Marco che mi piace, è molto interessante, e quindi è un po' una domanda barra provocazione, alla quale dice, ma una domanda mi viene spontanea, non è meglio un ETF sull'indice, sbaglio qualcosa? Beh, allora, un ETF sull'indice, ma noi stiamo parlando di come sottostante o come prodotto? Cioè comprare il certificato o comprare l'ETF? Cioè, immagino che la domanda sia, rispetto a questo certificato, perché non comprare un ETF sull'indice Select Dividend o FTSE MIB? Credo sia questa, poi se Marco... L'ETF è un payout lineare, questo significa che se l'ETF va su si avrà la partecipazione, se l'ETF scende si avrà una perdita. Un prodotto a capitale protetto invece ha il capitale che è per definizione protetto, quindi a scadenza, se si tiene il certificato fino a scadenza, in questo caso il 100% del capitale verrà restituito a prescindere dal movimento del sottostante.
quindi è chiaramente un prodotto molto più conservativo. C'è da dire anche che chiaramente sono su un certificato si ha chiaramente anche il rischio emittente, che sull'ETF non si ha, e che sul certificato stiamo parlando sempre di un payout a scadenza, mentre l'ETF dovrebbe muoversi linearmente all'indice, con l'indice. Sì, poi magari completiamo addirittura dicendo che comunque con il certificato siamo fiscalmente efficienti, con l'ETF no, e così abbiamo un po' dato la panoramica. Però certo, Marco, dipende molto dalla tua aspettativa, e quindi per questo la tua domanda la ritengo molto interessante, perché è chiaro che se io ho l'aspettativa che gli indici da oggi possano ripartire in maniera decisa, è chiaro che con un ETF tu hai un'immediata replica e un ipotetico più 30% di un indice da qui a un anno e mezzo lo riesci a prendere tutto, cosa che con il certificato invece assolutamente no. Quindi se hai un'aspettativa molto positiva sul mercato, credo che la scelta di un prodotto replicante, che possa essere un ETF o un certificato tracker o comunque un replicante, sia forse più adatta. E viceversa, se comunque si vuole avere la tranquillità di non perdere capitale in caso di scenari negativi, è evidente che il certificato ha un po' va nella direzione giusta. Ecco, questo è un po' un compromesso, no? Tra protezione del capitale totale e addirittura guadagno minimo e possibilità di guadagnare in fase di rialzo. Quindi sono due aspettative differenti. E quindi ok. Dopodiché ci ricorda ad esempio Paolo che esistono anche certificati con sottostanti fondi o ETF, quindi uno potrebbe anche scegliere magari una via di mezzo, detto che anche lì forse non sono proprio lineari, c'è sempre una struttura opzionale. Va bene, allora io direi che, visto che abbiamo dedicato il giusto spazio a mio avviso a questa categoria di prodotto, sono qui, li trovate in home page, quindi potete eventualmente scegliere di acquistarli quando il prezzo vi aggrada e quando ritenete sia il momento giusto. Se non avete altro da aggiungere, io passerei al successivo argomento, Anna e Pietro. Sì, perfetto, assolutamente. Non vi sentivo. Allora, il secondo argomento in realtà ci porta adesso al di fuori del capitale protetto. Anzi, facciamo una cosa, se me lo consentite, perché volevo fare un passaggio velocissimo con una domanda di Andrea, perché così riusciamo anche a rispondere a qualche domanda su qualche ISIN, soprattutto quando le leggo così, certo, di emergenza, di pronto soccorso, magari un'occhiata veloce gliela diamo. C'è Andrea che ci chiede un recovery su questo, è ormai impossibile? Allora, vediamo un po' di cosa si tratta, faccio velocemente, poi ripassiamo alla prosecuzione. Allora, di cosa si tratta? Un Phoenix Memory Airbag Step Down, certificato emesso a febbraio 21, scade a febbraio 23. Andiamo a vedere i sottostanti. Ah, la famosa Delivery Hero, che a questo punto è al 27% dello strike iniziale con barriera a 76. Direi di lasciar perdere per ora le cedole, perché non credo che siano il problema principale. Guardiamo l'analisi scenario. Allora, l'airbag ha funzionato finora, nel senso che a fronte di un meno 74 ha difeso, oddio, non è che sia andata proprio benissimo, ma comunque la perdita è del 55%, quantomeno, insomma, non è del 75%. Oggi il prodotto è lineare. Andrea, che dirti? Io ovviamente, considerato il prezzo di 460 euro a cui potresti vendere, il fatto che ormai, come puoi vedere, fino a più 121% da oggi, lo strumento è addirittura meno che lineare al rialzo, quindi a fronte di un più 30 faresti più 22 e a fronte di un meno 10 perdi il 15, sinceramente qui, ma proprio subito, io eventualmente a questo punto inizierei a pensare a un recovery, perché comunque la scadenza non è imminente, ma siamo lì a febbraio 23, ormai è veramente sulla lineare, e considera che in questo momento in area 460 qualcosa di recovery si trova ancora. Non so se su Delivery Hero, non ho guardato, e naturalmente poi eventualmente Andrea lo possiamo fare in un secondo momento, però in area 460-500 ci sono delle situazioni, non ultimo c'è un express recovery proprio di Leonteq su titoli cinesi che può rimborsare a 1000 a febbraio 23. E rimborsa 1000 se i titoli rimangono più o meno da queste parti, però certo passi da Delivery Hero ai cinesi,
Se ci tieni proprio tanto a rimanere su Deliveroo, allora ok, magari si cerca qualcosa, ma altrimenti, visto un po' come si sta mettendo le cose, forse un recovery potrebbe essere opportuno farlo anche su altro. Comunque, credo che non sia tardi. Ci sono dei maxi coupon che quotano 450, ci ricorda Davide. Ah, credo che lo spazio ci sia, Andrea. Va dedicato qualche minuto abbondante alla ricerca della soluzione migliore, ma credo che sia opportuno procedere a un recovery di questa struttura, perché oggi tenerlo in portafoglio, come vedi, anche facesse più 50%, che già non è facile, comunque a scadenza ne guadagneresti anche meno rispetto a quello di adesso. Quindi sì, ti direi, Andrea, che se magari poi ci contatti, possiamo vedere anche qualcosa assieme. E se non ci tieni appunto a rimanere su Deliveroo, ce ne sono di soluzioni che Leontech propone in area 450. Va bene, allora direi invece di andare avanti, come dicevamo. Allora, di cosa parliamo invece adesso? Equipesato credo che sia una soluzione in questo momento particolarmente utile, Anna, Sì. per far fronte ancora alla volatilità. E avete proposto dei certificati con basket Compagnia equipaggiato. di equipesato, Esatto, io mi sono preso un esattamente. paio di appunti, quindi faccio proprio fede. Vai. Anche Esatto, me li sono segnati. perché penso sia il modo più semplice per trovarli. Ok. Allora, giusto, vedete quando. Questa è una nota da prendere per tutti. Quando vedete nella pagina prodotto un riquadro viola, vuol dire che si tratta di una struttura un po' particolare. Quindi, per favore, leggetelo sempre. Abbiamo cercato di metterlo in evidenza sotto comunque il titolo, appena sotto il denaro e lettera, perché vuol dire che è una nota importante da leggere. Tra l'altro, per quasi tutti i prodotti che hanno questo riquadro viola, abbiamo creato una presentazione che si può scaricare nell'area servizi. In questo caso, no, non esiste la presentazione dei basket autocollable, quindi su questo ci stiamo ancora lavorando, ma perché si tratta di una novità, diciamo, e quindi dobbiamo ancora appunto finirla e pubblicarla. Quindi questo punto importante. Cos'è questo prodotto? È un prodotto di tipo autocall, vedete che è un express certificate, su un paniere di quattro nomi, però non è un paniere worst off come di base tutte le nostre missioni che abbiamo fatto finora e che continuiamo a fare, bensì si tratta di un paniere equipesato. Infatti in alto nel riquadro viola esattamente questo abbiamo scritto. Quindi non si osserva il sottostante peggiore, bensì il livello del basket equipesato, sia per le cedole che per la barriera. E quindi, insomma, voglio dire, ad esempio, aggiungo io, Anna, che una cosa è dire barriera 60 sul worst off, un'altra è sul basket, dove qui evidentemente per arrivare a perdere il 40% di media o sono perfettamente correlati questi titoli, e certamente questo magari rispetto ai basket worst off è un'arma per costruire il prodotto, o insomma, devono perdere tutti il 40%, o uno 80 e l'altro 20, però insomma, alla fine voglio dire, è certamente più difficile rompere una barriera al 60% e qui pesata. Tra l'altro, il prodotto l'avete messo da un mese, vedo che AMD fa meno 14, Qualcomm meno 1, gli altri più o meno, insomma, meno 2, meno 4, quindi un minimo di dispersione già si vede nel basket, e questo Sì, esatto. potrebbe aiutare paradossalmente, no? Questo assolutamente. Chiaramente, qui abbiamo anche dei nomi che sono comunque un po' correlati tra di loro, è chiaro. Dobbiamo anche essere in grado di poter ricostruire, insomma, questi prodotti, però, come dicevi tu, assolutamente una barriera su un worst off è diversa da una barriera su un paniere più ponderato. Può succedere che in un prodotto worst off vi sia un titolo che perda molto e quindi il prodotto, diciamo, è compromesso, il rimborso del prodotto a scadenza è compromesso, perlomeno in parte. In questo caso, diciamo, è un prodotto un pochino più conservativo.
Guarda, Pierpaolo, questo è un prodotto che ci è sempre stato richiesto negli anni e noi non siamo mai riusciti a strutturarlo perché ci vuole molta volatilità, anche perché se tu consideri quando vai a calcolare la volatilità su un basket, proprio perché i componenti non sono completamente correlati, la volatilità del basket scende di tanto. Quindi ne abbiamo emessi due come test product, diciamo, inizialmente, e sono prodotti che non saremmo mai riusciti a fare negli anni precedenti, se non durante il Covid, proprio per il rialzo di volatilità che c'è stato. Purtroppo però abbiamo notato che ha fatto pochissimi volumi e secondo me il motivo è che nessuno ha capito bene il funzionamento. Spesso quando emettiamo delle nuove strutture, se non le andiamo a spiegare e rispiegare, chi non è abituato a vedere questi prodotti, magari guarda velocemente, vede Worst of di quattro titoli americani, solo otto di cedola, niente, non lo considera. Invece in questo caso è un prodotto che ha un suo perché, secondo noi. Guarda, hai toccato un paio d'argomenti, un paio di temi interessanti. Allora, sicuramente il fatto che quando si va a fare la selezione a monte, un filtro, ma questo vale anche un po' per il CHEDLAB stesso, tu cerchi i basket, trovi AMD, Micron, Nvidia e Qualcomm, leggi la cedola e effettivamente sì, poi non passi a leggere il tipo di basket come è fatto. E quindi questo potrebbe essere un po' il limite che forse non avvicina immediatamente. E quindi è giusto, come dici tu, anche sottolinearlo. Dall'altra non vorrei, diciamo, cioè vorrei darti un po' di conforto, non è solamente una questione di comprensione o meno, è che in questo momento c'è proprio una tendenza a stare fermi un po' ovunque, proprio per la paura che anche un basket equipesato si possa trovare poi brevemente in forte perdita. Quindi c'è molta prudenza negli acquisti, devo dire che i volumi sono molto bassi in generale. E però è corretto quanto dici e quindi è giusto dare spazio a queste cose, anzi ci chiedono, c'è un modo di vedere ad esempio il risultato della media del basket equipesato o bisogna per forza calcolarsela? Bella domanda, considera che sulla mailing list l'abbiamo aggiunto anche noi proprio per sottolineare che la cosa da guardare sia la media e niente, ce lo dobbiamo fare a mano, non abbiamo ancora trovato il modo di inserirlo sul sito. Allora, diciamo che sono i primi due prodotti che abbiamo immesso in questo tipo, di questo tipo, quindi sicuramente possiamo un pochino migliorare il sito. Intanto abbiamo inserito il riquadro viola per cercare di attirare un po' l'attenzione sul fatto che si tratta appunto di un basket equipesato e non di un worst off. La media, vediamo se riusciamo ad aggiungerla, e, chiaramente per facilitare un pochino insomma, il calcolo della performance del basket. Comunque ci chiedevano di vedere l'ISIN, quindi lo rifacciamo vedere CH1186552167. Adesso andiamo a vedere anche l'altro. E quindi, ad esempio, Davide forse ha anticipato quello che tu hai detto, Pietro, dice: ma un 8% a 2 anni con titoli così volatili non è un po' penalizzante, però hai correttamente spiegato, a livello di costo di struttura un equipesato è ben diverso da un worst off. Cioè io adesso in termini percentuali penso che sia difficile dirlo, ma il costo di un'opzione, cioè una basket option anziché worst off di tipo equipesato, cambia in maniera considerevole, cioè c'è molto molto meno spazio, no? Quindi bisogna leggerla nell'ottica della maggiore protezione rispetto al worst off e quindi il rendimento va di pari passo. E ci chiedono la volatilità quanto impatta su una scadenza così breve a 2 anni? In realtà, per i titoli americani, più normalmente la volatilità a breve è più alta della volatilità a lungo periodo. Quindi, mentre quando noi prezziamo un autocall su titoli italiani, che tra l'altro pagano tanti dividendi, più andiamo su una scadenza lunga, più il prodotto è performante, principalmente poi per i dividendi. Quando parliamo di titoli americani come questi, che non hanno dividendi e hanno volatilità molto alte a breve, i prodotti corti funzionano molto meglio. Quindi, magari lo stesso prodotto, se lo avessimo fatto a 5 anni, la cedola sarebbe stata significativamente più bassa. Questo è un passaggio che abbiamo già trattato altre volte e che ritengo molto utile anche perché torna praticamente ciclicamente la domanda, ma perché non lo fanno più lungo così rende di più? Ed effettivamente la spiegazione è proprio quella che hai correttamente dato Pietro. Non, sui titoli americani è così, lo è stato per lungo tempo anche sui cinesi, forse adesso è leggermente cambiata l'inclinazione, però effettivamente è così. Sergio ci chiede se possiamo ripetere brevemente la differenza tra l'equipesato e il worst off.
E magari lo facciamo su quest'altro, dai. Certo, allora quando si ha un paniere worst-off, alla scadenza e alle varie date di osservazione di cedola e autocall, si va a guardare la performance, del titolo con la peggior performance. Quindi si va a vedere tutti i sottostanti come hanno performato dall'initial fixing alla data di osservazione. Quello che ha performato peggio determina se verrà pagata o meno la cedola, se il prodotto verrà richiamato o meno, se chiuderà sopra o sotto barriera. Chiaramente il livello di barriera del trigger cedola e di autocall è calcolato sul livello dell'initial fixing, è sempre una percentuale dell'initial fixing. Quindi questo è il worst off ed è la stragrande maggioranza dei prodotti che abbiamo in essere. Questa novità invece è il paniere equi ponderato. A ogni data di osservazione si va a fare la media delle performance di tutti i sottostanti del paniere per determinare se la cedola verrà pagata, se il prodotto richiamerà, se chiuderà sopra o sotto barriera. Ecco, a livello proprio numerico lo facciamo su questo basket che è il secondo prodotto di cui stavamo appunto parlando e questo è sui titoli italiani, Intesa, Stellantis e UniCredit. Se fosse stato un worst off in questo momento avrebbe guardato con preoccupazione ad Eni, titolo peggiore con una performance di meno 16, viceversa, avrete notato mentre Anna parlava, ho con la calcolatrice ho fatto semplicemente la somma delle quattro variazioni che leggiamo qui, ho diviso per 4 e viene 9,35. Quindi adesso il basket in realtà perde il 9,35 anziché il 16,08 che, se, di quello che avremmo fatto se ci fossimo agganciati solamente ad Eni. Pertanto ecco perché la barriera a 60 viene vista in maniera più prudente e più difensiva, perché lo vedete anche in uno scenario come questo, è evidente che fare la media, ma questo è un po' un principio di diversificazione di tutti gli indici, per questo motivo gli indici sono meno volatili dei singoli titoli. E, quindi nell'equi pesato, più è bassa la correlazione, meglio è? Ecco, Sì, dipende da che certamente, parte la vediamo, dipende dal assolutamente punto sì. di vista. Sì, allora. Diciamo che più sono decorrelati, più c'è una probabilità che vadano in direzioni opposte e che quindi diciamo, la media sia più stabile. Quindi chiaramente titoli molto correlati andranno tutti nella stessa direzione. E bisogna ricordare comunque che all'interno dello stesso diciamo basket settoriale, cioè anche se magari a livello intuitivo uno dice no, tech americani si muovono tutti nella stessa direzione, sì e no, nel senso che comunque una correlazione c'è, ma non è a uno, quindi c'è tantissimo spazio per abbassare la volatilità del basket dei quattro titoli rispetto magari ad avere quattro titoli completamente diversi. Comunque, è appunto dipende da Andrea, dal punto di vista per chi compra e quindi ambisce naturalmente a incassare i premi e a poter aggiungere il capitale. Paradossalmente, una correlazione in questo caso un po' più bassa potrebbe aiutare. Lato strutturazione, siamo esattamente dalla parte opposta. Quindi, un basket poco correlato costa un po' di più in fase di strutturazione. Anna, mi puoi guidare per rispondere ad Anna Maria? Che ci chiede se nel sito Leontech. Ah, scusate, intanto no, chiedo scusa, cioè, ci stanno chiedendo l'ISIN di quest'altro, è praticamente il fratello dell'altro, quindi il l'ISIN è molto simile, CH11865521715, quindi cambia solo la parte finale che anziché 67 è 75 e il rendimento è lo stesso, 8% annuo, struttura identica, barriera 60, il prezzo è più interessante, siamo a 9,46. Invece Anna ti chiedevo se mi puoi guidare, perché c'è Anna Maria che dice riesco a trovare i certificati quotati tra 60 e 70, quindi tra 600 e 700 eventualmente. Allora, andiamo su cerca prodotti. Partiamo, esatto. Dopodiché, ci sarebbe magari da fare qualche filtro, quindi che tipologia di prodotto vogliamo vedere, perché ad esempio se si tratta di autocall, di outperformance, di inverse, quindi si può un pochino anche filtrare per per tipologia di prodotto. E dopodiché li mettiamo in ordine di denaro lettera. Allora, ad esempio, Quindi. ci chiedono singolo sottostante
tipologia di sottostante, Allora, quella tipologia di immagino. sottostante singolo secondo me non si può filtrare, Pietro. No, anche secondo me no. Singolo no, non mi risulta che si possa filtrare, però si può No. filtrare, cioè prima troviamo magari la struttura perché, ok, abbiamo diciamo veramente moltissimi prodotti in quotazione, oltre 1000, quindi prima direi di ridurre un po' per la struttura e poi metterli in ordine da denaro per lettera o per prezzo di fatto e da lì si va a vedere quelli che quotano intorno al prezzo che si desidera. Ah, guarda, Però io qualche filtro iniziale consiglio di farlo, cioè se vogliamo un autocall. O vanno bene anche gli outperformance, i capitali protetti, i call warrant, quindi prima andiamo direi a ridurre, cioè a filtrare per tipologia di prodotto e poi si mettono in ordine sulla colonna del prezzo. Guarda, io ho fatto, quindi a sinistra vedete tipo di prodotto, c'è cioè Multi Express e poi ci sono gli altri, quindi magari selezionando gli altri effettivamente vedete che già qua abbiamo Alibaba, abbiamo Amazon, solamente il singolo titolo, probabilmente qualche basket a due esce anche qui, quindi no, non è detto, però sicuramente sono più Quello presenti i che... singoli. Sì, allora facciamo così. Anna Maria, se vuole, può scriverci una mail chiedendoci di farle avere la lista dei certificati che quotano denaro e lettera intorno al prezzo che insomma interessa e indicando possibilmente anche la struttura, se quindi desidera vedere degli autocall o delle altre tipologie o dei twin win o qualsiasi altra cosa, giusto un paio di dati così noi riusciamo a filtrarli meglio. Beh, comunque dai, già da qui qualcosa abbiamo fatto, perché comunque adesso c'è cioè, il certificato Express con barriera, vedo che ci sono tutti i singoli qui, Intesa, UniCredit, Nordex, Pinterest, vabbè, eccetera, eccetera, l'abbiamo cliccato su lettera, quindi dal più basso verso l'alto e vedete che si può a quel punto raggiungere quello che ci interessa, cioè, possiamo mostrare fino a 50 risultati, eccoli qui tra 60 e 70 e sono praticamente una gran parte tutti i singoli sottostante. Quindi dai, insomma. Ci si può arrivare già da soli da qui, altrimenti ecco, vi possono Sì, contattare. assolutamente. Perfetto. No, certo, assolutamente. Però se si ha in mente qualcosa di molto specifico, magari potete sempre scriverci. Di fatto si tratta solo di aiutarvi a fare una ricerca, magari in modo un po' più veloce, quindi lo possiamo fare. Va bene, allora direi che anche questo l'abbiamo visto. C'era forse una domanda proprio arrivata all'inizio da parte di Sergio che ci chiede. Certificato super prudente, possiamo vederlo un attimo qui. Allora, CA 11807 49. No, aspetta, non sto scrivendo. Ah, sì, CA 49645 e un airbag su 11. Questa è un'emissione di aprile. Quindi ci chiede cosa ne penso. Allora, che cosa ne penso? Intanto, diciamo così, io per pensare. Ho bisogno di metterlo poi nel CedLab, altrimenti qui vedo solo le caratteristiche e non riesco ad avere un'idea ben precisa. Quindi vediamo un attimo. Allora, 978 andamenti sottostanti, più o meno tutti lì, cioè meno 12, meno 15. Siamo al di sopra delle barriere ampiamente, che comunque sono al 60%, quindi c'è ancora un bel po' di margine. Cedola con effetto memoria dell'1,25. È la prima in programma praticamente fra 16 giorni e analisi di scenario. Beh, 29 punti percentuali per un 6% di rendimento. Ma che dire, sicuramente prudente, Sergio, quello che tu hai scritto, super prudente, direi che è sicuramente prudente anche perché a fronte di un meno 50 la perdita è comunque più contenuta, fa meno 28, il rendimento annuo non è certamente altissimo, ma in linea con il tipo di rischio e con i sottostanti. Potrebbe essere una buona idea per avere comunque un po' più di rendimento su base annua, scadenza 2025, 6,22. Va, segniamolo qui per chi vuole, eventualmente, Sergio, diamo comunque notizia dell'ISIN, magari hai offerto uno spunto a chi ci sta seguendo. Quindi CH11807 49 645 step down è perché c'è il meccanismo di trigger decrescente per il rimborso anticipato, cedola con effetto memoria e soprattutto l'airbag al di sotto della barriera. Questo è stato emesso ad aprile sfruttando un po' di volatilità, ovviamente. E, oh, in,
Mi sono perso il modo per trovare i certificati equipesati di cui avete parlato prima. Forse non se l'è perso, ma perché non. Non c'è ancora, perché come dicevamo ne abbiamo emessi solo due, che sono questi qui che abbiamo, li facciamo aggiungere magari sull'home page, così c'è il link diretto dall'home page e con calma quando andremo ad aumentare la nostra offerta di certificati su paniere qui pesato, magari creeremo anche una categoria. Al momento possiamo aggiungerli sulla home o potete seguire questo webinar. Esatto, allora, guarda, siamo un po' oltre, però abbiamo iniziato un po' in ritardo, quindi prendiamoci ancora 5 minuti se siete d'accordo, perché volevo far vedere invece, Certo. in questo caso Worst Off, quest'altra soluzione su, sempre su Indici per abbassare un po' il grado di rischio. Ci siete? Sì, allora vuoi La parlare un vedete? po'? Che cosa abbiamo qua? Un autocallable sull'Eurostoxx S&P, barriera al 60% europea, l'emittente è un IFG, 3 anni in euro, e la cedola, dove è finita la cedola? 5%. Del 5% per anno. Ma normalmente è difficile farli con solamente due indici. Anche qui abbiamo sfruttato la volatilità delle ultime settimane, degli ultimi mesi, quindi il prodotto sta in piedi abbastanza bene. Adesso a livello di performance, e se vediamo un attimo qui, siamo lì, meno 2 dell'Eurostoxx, l'S&P 1,5 e il prezzo, aspetta che ho davanti lo schermino qui. 1.300 euro. 1.300, ecco, magari io questo consiglierei di monitorarlo al momento in cui scende sotto la pari, si potrebbe effettivamente entrare. Tanto ci saranno sicuramente dei momenti opportuni. Sì, anche perché effettivamente adesso, guardando un attimo la situazione, ad esempio così per fare un parallelo con il certificato che ci ha fatto vedere Sergio prima. Allora, qui abbiamo praticamente tre indici, FTSE MIB, S&P ed Eurostoxx. Qui abbiamo Eurostoxx S&P, quindi manca il FTSE MIB. Qui abbiamo alla fine un rendimento annuo del 4,89, ma fino a meno 39, dopodiché si perde linearmente. Su quell'altro abbiamo un rendimento potenziale più alto, 6,22, ma una barriera a meno 29, e quindi a meno 30 si inizia a perdere. Ah, sai, forse alla fine questo qui a scadenza 25 e quest'altro pure. Sì, probabilmente sono da valutare in base a quanto uno si vuole difendere, no? Qui c'è i 39 punti di distanza, lì ce n'è 29. E però quell'altro di prima rende un po' di più. Comunque sono due soluzioni entrambe, come giustamente hai detto Pietro, e sono d'accordo con la tua considerazione magari di tenerlo lì in una watchlist e vedere se effettivamente a un certo punto magari soffre un po' di volatilità, potrebbe scendere un po' sotto la pari e a quel punto uno potrebbe prenderlo. Magari può essere interessante per chi ha già tanta Italia in portafogli e non vuole andare ad aggiungerla, è il motivo principale. Io preferirei l'altro perché secondo me lo strike non solamente a scadenza, ma anche durante tutta la vita del prodotto dà proprio una stabilità maggiore al prezzo. Chiaro che per chi invece, come probabilmente la maggior parte dei nostri clienti, ha già tanta Italia in portafogli, magari dire vi compro pure l'auto col su indici con dentro il FTSE MIB, insomma, Sì, questo perché modo si può evitare. essendo un worst off, chiaramente poi se l'indice italiano scende più degli altri è quello che comanda, no? Quindi è giusta la tua valutazione. E dai, facciamo l'ultimo, invece cambiamo completamente tema, andiamo sui titoli tecnologici americani, questo è un po' il programma di oggi che stranamente stiamo riuscendo a portare a termine. Qui invece spingiamo un po' di più, no? Torniamo un po' sulla volatilità, Alphabet, Meta. Esatto, qui è un nostro classica struttura, emissione standard, quindi paniere worst off su tre titoli tematici, come appunto i Big Tech US. Abbiamo un certificato che paga una cedola del 12% annuale alle osservazioni mensili, se non erro, quindi un 1% esatto mensile. Richiama, possibilità di richiamo anticipato da dicembre con... Credo, no, andiamo su, scusa. Ok, Sì, ce l'ha il meccanismo step sì, ok, down, perfetto, con il ma non meccanismo tolto step la data. down.
Esattamente, con il nostro classico meccanismo step down. Quindi questo è il nostro, diciamo, marchio di fabbrica, per chi ci segue magari già da un po' dovrebbe conoscere che questa è la nostra struttura classica e ci tenevamo comunque, insomma, noi abbiamo sempre missioni di questo tipo perché chiaramente sono missioni che interessano i nostri investitori, che pagano delle cedole periodiche interessanti e tra l'altro, appunto, come abbiamo detto varie volte durante il corso del webinar, con questi aumenti di volatilità si riescono appunto a creare davvero delle soluzioni che magari fino a qualche mese fa non giravano così bene, ecco. E qui diciamo che c'è poco, insomma, da raccontare, nel senso che mi sembra che la fotografia sia abbastanza eloquente, 12,83 annualizzato, quindi leggermente più di quello che è la cedola, grazie al fatto che si compra appena sotto la pari, fino a meno 41% da adesso del titolo peggiore che è Meta, che però è peggiore ma in realtà guadagna, quindi la distanza dalla barriera è addirittura un po' aumentata. Ah, qui è chiaro, bisogna fare un po' le valutazioni sui titoli e sul settore, certo. In funzione di quello che ho detto poco prima cioè proprio all'inizio del webinar, ovvero che sembra essere iniziata una fase di ritorno di denaro più sui tecnologici, insomma, questi potrebbero essere i primi non solo a ripartire, ma quantomeno a interrompere la fase di discesa che hanno iniziato qualche tempo fa. Quindi avere una distanza del 41% oggi permette di avere comunque un bel buffer da sfruttare per poter incassare i premi e non perdere. Qui paradossalmente il rischio forse è proprio quello del rimborso anticipato in questo momento, che è un rischio comunque positivo. Seppure andasse in autocall a dicembre ci sarebbero 6 premi, quindi un totale di 1.060, lo si compra a 9.90, proprio male non andrebbe, sarebbero 7 punti. E questo per quanto riguarda il certificato su titoli americani un po' più, appunto, un po' più spinti per un rendimento superiore ai 12 punti. E Francesco ribadisce appunto che per quello che riguarda gli equi pesati bisogna farla a mano per sapere se la cedola viene pagata. Purtroppo è così per ora, poi magari in prospettiva se aumentano i prodotti evidentemente si procederà anche magari a riuscire ad automatizzare un po' di più, però al momento sì, Francesco, bisogna dotarsi di una calcolatrice. Ah, quello che c'è di buono, come hai visto, è che poi se ti viene fornita la performance, si va a sommare e poi si divide per i numeri sottostanti, essendo tutti pesati allo stesso modo. Quindi è un minimo lavoro che dobbiamo fare, quello sì. E va bene, allora mi sembra più o meno siamo riusciti a dirci tutto. Anna, Pietro, siamo ai saluti. Grazie infinite Pierpaolo, grazie a tutti coloro che ci hanno seguiti. Ribadisco che come sempre siete invitati a scriverci qualora avesse qualche domanda, quindi info@italy@leontech.com. E grazie davvero, insomma, è sempre un piacere passare del tempo con te e con tutti voi. Buona serata a tutti e grazie. Buona serata a tutti. A te Anna, grazie Pietro e appuntamento a questo punto naturalmente credo, mi sembra a settembre perché dovremmo aver finito per Una questo piccola periodo. pausa estiva. Esatto, piccola pausa estiva, naturalmente però noi ci saremo, ci siamo noi, c'è cioè Leontech, quindi qualsiasi tipo di situazione doveste avere in questo periodo, naturalmente potete contattarci. Grazie e buona serata a tutti. Grazie.